siccome l'altro giorno vi ho mostrato in un video tutto il mio armamentario per lavorare il fimo, mi avete chiesto in tantissime dei tutorial su come realizzare i dolcetti, gli animaletti sempre in fimo, ed io oggi ho deciso di realizzare la coccinella e di mostrarvi questo mini tutorial così anche voi potete realizzarla. La coccinellina che ho fatto è questa qui ed ho inserito anche un gancettino prima di andarla a cuocere, così almeno posso facilmente indossarla come monorecchino, come ciondolino di una collana, insomma a vostra scelta potete anche non metterlo. Ho deciso di fare la coccinella come primo tutorial perché l'altra volta avevo fatto la nail art a coccinella, cioè dipingere una coccinellina sulle unghie, anzi se volete rivedere il video qua sopra vi metto il link. E quindi potete farvi il monorecchino, la collana abbinata alle unghie e essere super fortunate, diciamo. Quindi spero che il mini tutorial della coccinella vi piaccia, fatemi sapere se avete delle richieste, dei suggerimenti qua sotto nell'info box e vi lascio al tutorial. Ciao ragazze! Vi serviranno tre colori, rosso, nero e bianco, preferibilmente soft e non classic, così almeno fate meno fatica nel modellarli. Poi prendete il nero e lo dividete, vedete, lasciate due terzi e li modellate e un terzo lo mettete da parte, fate praticamente il corpo della coccinella schiacciato e bombato sopra, diciamo come una morositas più che altro, senza tutte quelle protuberanze. Poi il rosso lo modellate a cerchio e lo misurate con il corpo della coccinella se lo copre interamente. Quando è pronto praticate praticamente questo tagliettino, così formate le due alette e lo andate ad applicare sopra al nero. Schiacciatelo bene bene. Io mi aiuto con questi attrezzini qua per il DAS, però se non li avete va bene anche stuzzicadente, un coltello di casa, quello che avete, diciamo. Non sono obbligatori, si può fare tranquillamente con altre cose. Poi prendo il nero e faccio più o meno la solita cosa che ho fatto per il corpo, una specie di morositas più piccolina, e la vado ad attaccare al corpo, vedete? A questo punto prendo il bianco, faccio due palline proprio piccole piccole, ora poi la lavorate man mano, quando poi la schiacciate andate a vedere, se è troppo grossa non la mettete, vedete io l'ho rifatta, quando è piccolina la schiacciate e la andate ad applicare sulla testolina, due, vabbè che ha due occhi la coccinella, due pallini, ecco qua. Non vi preoccupate se non sono identici, tanto il bello nelle cose fatte a mano è perché sono differenti una dall'altra. Poi col nero vado a fare l'interno dell'occhio con lo stesso procedimento del bianco e poi utilizzerò sempre il nero nella solita maniera per andare a fare i puntini della coccinella. Allora vi spiego subito che il fimo cuoce in forno, su ogni panetto trovate l'indicazione a quanti gradi e a quanti minuti cuoce, non per tutti i colori la temperatura e il tempo è uguale, quindi io vi consiglio di quando li infornate ogni tanto li andate a destrare e li toccate, quando sono ancora morbidi ma non troppo, sentite che si stanno indurendo man mano, potete spengere il forno perché sono ancora bollenti e diciamo la cottura continua, altrimenti i colori potrebbero subire delle variazioni, potrebbero un po' bruciacchiarsi, vedete? A questo punto prendo il gancino e lo vado a inserire per poter poi fare un ciondolino. Vado a inserire prima di cuocerlo, mi raccomando, e a questo punto lo vado ad infornare. Se non avete il forno potete anche bollirlo in acqua come la pasta, quando bolle l'acqua lo buttate e poi ogni tanto come nel forno lo tirate su e lo toccate leggermente. Quando il tempo è finito levate, attenzione che brucia, fate molta attenzione, ed ecco qua è pronto. Poi potete lucidarlo tranquillamente, io questo lo lascerò così un po' opaco, tanto lucido ho già l'altro, ed è pronto per essere personalizzato. Un bacione ragazzi, ciao!